alcune zone. In questi giorni e nelle prossime settimane vedrete che insieme alle forze dell'ordine si otterranno risultati in quest'area. Repressione contro lo spaccio e l'attività criminale, maggiore collaborazione dei cittadini e poi il lavoro anche sulla domanda. E questo è quello che dobbiamo fare. Sta producendo risultati in alcune parti della città, li produrrà anche qui. Voglio mandare un messaggio ai cittadini che da parte dell'amministrazione comunale c'è il massimo dell'attenzione e i risultati che stiamo ottenendo anche assemblee e anche incontri di questo tipo sulla dimostrazione che siamo stati. Cosa possiamo fare noi giovani per attenuare questa criminalità che sconvolge Perugia? Allora, prima di tutto noi giovani dobbiamo essere coscienti di quello che è il territorio nostro, perugino, dobbiamo conoscere le nostre vie e le nostre città. In secondo luogo dobbiamo vivere la città e non la periferia, perché la periferia va vissuta ma in maniera diversa, perché il centro da sempre è stato il fulcro della vita quotidiana dei perugini e oggi vediamo sostanzialmente un abbandono di questa città. Purtroppo i giovani non sono coscienti di questa realtà che avviene quotidianamente nelle strade di Perugia. Vediamo orde di tunisini, di marocchini e nordafricani che spacciano per le strade di Perugia con perugini conniventi di questa situazione, i quali non presentano nessuna iniziativa di protesta. Questa manifestazione, soprattutto per i giovani, può servire come spunto per una situazione del genere e deve essere cavalcata, soprattutto dai giovani perugini. Ritengo molto utile questa, se vogliamo chiamarla così, per certi versi una manifestazione, anche se chiaramente abbiamo invitato il sindaco, il comitato di Piazza Climana ha invitato il sindaco. Indubbiamente mi sembra un po' tardivo questo intervento, anche per questo è una zona molto particolare che negli ultimi tempi ha una maggiore difficoltà e criticità, soprattutto per quanto riguarda lo spaccio della droga. Noi dobbiamo pensare che la nuova caserma di via Bartolo ha fatto sì che un certo numero, appunto, di spacciatori si sono allontanati da quell'area, si sono avvicinati in un'area che comunque era già in piena criticità. Per cui io ritengo che bisognava fare una prevenzione già da tempo su questa cosa. Io stesso ho fatto una mozione per quanto riguarda una via qui vicino, una via del Melo, una via di pochi metri che sta proprio alle spalle di Piazza Grimana, dove causa una cannellina. Questa cannellina praticamente permette allo spacciatore, soprattutto nel periodo estivo, di utilizzarla per appunto la pulizia delle siringhe e tante altre cose. Ovviamente chi risiede in questa via ha trovato mille difficoltà, soprattutto per i bambini che vedono questi appunto tossicodipendenti, e ho fatto una mozione che comunque ha portato dei frutti, perché il giorno dopo la polizia è intervenuta e ha fatto anche qualche arresto. È una via proprio, diciamo, che inizia proprio alle spalle di Piazza Grimana, e questo è un intervento. Noi dobbiamo comunque continuare ad verificare tutto quello che avviene vicino al centro storico, perché la polizia, ripeto, con questo insediamento ha fatto sì che questa gente vada praticamente verso la periferia. Quindi dobbiamo trovare sicuramente delle soluzioni che non riguardino solamente il centro, ma anche la periferia.